Benvenuti da Mac 21. Nel video di presentazione Masterclass 3.1 Introduce Max 2010. In questo Masterclass vedremo le novità dedicate a questo potente motore di rendering, e vale a dire MentaRay 3.7. Il Masterclass è intitolato Upgrade to MentaRay 3.7 per indicare che saranno visualizzate le novità di MentaRay 3.7, quindi indicato per chi ha una base di MentaRay, per chi ha seguito già i video workshop precedenti delle mie versioni. All'interno di questo Masters vedremo moltissime novità. Il Masters ha una durata di 3 ore e 30 minuti, sono presenti 21 lezioni. All'interno troverete come sempre i file per seguire le lezioni, i renderings già precalcolati e le animazioni precalcolate. Nelle prime lezioni vedremo quali sono le comparazioni tra MentaRay 3.7 e le comparazioni tra MentaRay 3.65, l'interfaccia di 3ds Max 2010 e 2009, per avere una corrispondenza tra quelle che le sono le novità introdotte all'interno di questo software, sia per l'interfaccia del software stesso e sia per le nuove implementazioni che sono state integrate all'interno di molte aree del software. Infatti ora MentaRay 3.7 integra quelli che sono i controlli all'interno dell'area di Render Frame Windows in concomitanza con i controlli che sono presenti all'interno dell'area del rendering e all'interno dell'area della Indirect Illumination. Quindi avremo delle novità in relazione a questi due comparti. In relazione a questi due comparti, noi vedremo come generare dei renderings di questo tipo, che sono già renderings presi in considerazione in MentaRay 3.65, e in questa condizione vedremo quali sono le novità per gestire i materiali, per gestire i tempi di renderings, per gestire la qualità delle luci all'interno dei renderings direttamente dall'area del Render Frame Windows o nell'area dei controlli di renderings denominati ora Global Tunings Parameters. In relazione a questo vedremo delle lezioni molto importanti per quanto riguarda la gestione dei tempi di rendering in MentaRay 3.7. In questo caso avremo una serie di renderings già precalcolati che visualizzeremo insieme e vedremo quali sono le differenze tra i renderings precalcolati all'interno di MentaRay 3.65, quali sono le differenze dei renderings calcolati all'interno di MentaRay 3.7 e tutte le casistiche di questi renderings. Quindi vedremo i renderings con i materiali assegnati, come sono gli effetti visivi e i tempi di renderings in questi esempi, e vedremo quali sono le differenze per quanto riguarda i controlli dei renderings nella gestione dello studio delle luci, quindi dei rendering di questo tipo per visualizzare quali sono le novità in questo ambito. Questo masterclass prende in considerazione non soltanto gli oggetti statici, ma prende in considerazione gli oggetti in movimento, perché all'interno di MentaRay sono state introdotte delle novità molto interessanti per quanto riguarda la gestione delle animazioni. In questo senso io vi ho allegato una scena che alcuni utenti avranno visualizzato nel master dedicati a Reactors. Avremo un oggetto che si muove ed è sottoposto ad un'animazione e a una sua modifica del volume, dell'aspetto in relazione a questa animazione. Questo file sarà il pretesto per studiare quali sono le novità che sono state introdotte nel comparto del render setup, nell'area della Indirect Illuminations, per quanto riguarda la nuova gestione di Reuse FG NGE Disk Caching, cioè la possibilità di riusare e risalvare le mappe di Final Getters e Global Illumination. In questo senso all'interno vedremo di queste lezioni come gestire questi files quando noi generiamo dei rendering statici, quali
quindi prenderemo in considerazione un frame singolo, vedremo come gestire questa situazione e vedremo come gestire invece la situazione durante le animazioni. Durante le animazioni avremo diverse casistiche legate al movimento degli oggetti o casistiche legate, come in questa animazione, al movimento sia degli oggetti, ma anche al movimento delle camere, che in questo caso orbitano intorno all'oggetto. Queste sono delle condizioni molto differenti per Mental Ray, perché deve calcolare sia la differenza di posizione di camera e sia la differenza di posizione di oggetti, quindi introduciamo delle casistiche abbastanza particolari che possono aiutarvi per implementare queste nuove features all'interno delle vostre animazioni, sia in ambito di design, ma sia in ambito anche architettonico. Il masterclass prende in considerazione anche altri aspetti, quindi abbiamo degli aspetti di design, abbiamo degli aspetti che saranno aspetti legati al mondo architettonico e abbiamo aspetti legati a quella che è la trattazione della rappresentazione dei vegetali all'interno di Mental Ray. I vegetali all'interno dei rendering sono sempre degli oggetti abbastanza particolari da rappresentare perché hanno una loro proprietà molto casuale che molte volte ne crea un approccio abbastanza difficoltoso. All'interno di questo Masters, in relazione alle proprietà di gestione del Graphics Modeling Tools e di selezione del Graphics Modeling Tools che noi abbiamo già studiato nelle versioni precedenti del 2.1 2.2 2.3 dei masterclass, vedremo degli esempi pratici di gestione e ottimizzazione della selezione per creare dei renderings attraverso dei nuovi shaders che ora sono stati integrati in Mental Ray 3.7. I nuovi shaders vi daranno la possibilità di creare dei renderings dove siano presenti delle casualità all'interno del rendering. Quindi la casualità sarà l'elemento principe per dare più realismo all'oggetto. Vedremo come all'interno di un albero dove sono presenti migliaia di poligoni, creare una casualità per ad esempio la proprietà della rappresentazione dei vegetali, quindi come diversificare queste foglie con uno sforzo veramente ridotto e molto veloce, quindi dare molto realismo al rendering finale. All'interno del masterclass, un'area importante è dedicata alla parte architettonica e alla parte dei nuovi shaders inseriti all'interno della parte architettonica. Anche in questo caso, gli shaders nuovi di Mental Ray saranno lo studio dell'utilizzo della rappresentazione in architettura per generare due tipi di immagini. La prima immagine è un approccio definitivo per la rappresentazione dell'impatto architettonico nei progetti, quindi visualizzare come questi nuovi shaders possono essere usati per definire delle diversificazioni anche in ambito architettonico. Quindi anche in questo senso vedremo come usare i tools di selezione in ambito architettonico, vedremo diverse situazioni perché saranno applicate a diversi tipi di rappresentazione, quindi vedremo una rappresentazione su un determinato oggetto, ma la vedremo anche su altri oggetti presenti all'interno della scena. Altri shaders saranno relegati invece a un tipo di rappresentazione puramente estetica per quanto riguarda la comprensione delle forme. Questi tipi di shaders che accelereranno il lavoro perché daranno all'utente la possibilità di diversificare i renders all'interno delle proprietà di un oggetto che si agganceranno a questi nuovi shaders in Mental Ray, creando delle diversificazioni all'interno del render stesso. Quindi,
gli addetti ai lavori potranno sfruttare questi nuovi shaders per creare delle immagini che possono essere delle immagini di questo tipo, rappresentative, e con poco sforzo, senza dover intervenire all'interno del Material Editors e sostituire ex novo tutti i materiali, potranno generare la controparte invece più realistica dello stesso rendering. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per i prossimi Masterclass. Saluti da Mac21.